Bene, allora buonasera, grazie della vostra presenza, anche perché è una giornata un po' complicata, mi dico che ci sono quattro conferenze in contemporanea in questo periodo. Anche io vengo or ora da quella ancora in corso in Accademia su Matteotti. Ad ogni modo, siamo arrivati al secondo incontro del ciclo, la Costituzione in dialogo, il principio lavorista in Costituzione. Naturalmente avendo all'articolo numero 1 della nostra Costituzione la dichiarazione che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, naturalmente lì c'è più di qualcosa da dire. Se ne parla Lorenzo Busson, professore di diritto ed economia nelle scuole superiori, ormai mi diceva da parecchi anni, da qualche decennio, laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna e da molti anni, anche qui, fedele socio e membro del consiglio direttivo dell'associazione Viva la Costituzione, che in collaborazione con l'ARCI, Comune, Province, eccetera, ha organizzato questo ciclo. Lorenzo Busson è anche uno scrittore di un certo successo, ha pubblicato quattro romanzi, mi ha detto. Che hanno raggiunto una buona tiratura sulle decine di migliaia di copie, perciò Una decina. una decina è virgola qualcosa. Sì, dai. Insomma, vuol dire che ha incontrato il giudizio positivo di molti lettori. Bene, lascio a lui la parola per inoltrarci in questo forse anche il labirinto, perché penso siano diversi gli articoli della Costituzione che si intersecano con questo tema. Sicuramente, saluto tutti, vi ringrazio per la presenza, nonostante appunto, come diceva Enzo, la concomitanza di altri incontri. Ecco, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, insomma, fa parte del linguaggio corrente, credo che ognuno di noi abbia sentito questa espressione più volte. Ed è quasi un luogo comune, tant'è vero che comincio subito con una piccola polemica, tanto per non annoiare. Qualche anno fa un ministro, che tra l'altro è ministro anche oggi, dopo una vacanza molto lunga, aveva detto che questa formula è una formula vuota che non vuol dire assolutamente nulla, anzi lui proponeva di sostituirla con l'Italia è una repubblica fondata sulla libertà. E si stupisce perché questo ministro, tra l'altro, ha anche insegnato a lungo economia del lavoro e si ha la sensazione che non abbia ben compreso, non so se in malafede o se abbia finto di non comprendere, il vero significato di questo principio, di questo incipit della Carta Costituzionale. Allora, se noi facciamo una rapida carrellata di tutti gli articoli che parlano del lavoro nella Costituzione, mi riferisco ai primi 54 articoli, i primi 12 sono i principi fondamentali, poi dal 13 al 54 ci sono i diritti e i doveri dei cittadini. Ecco, faccio presente che il lavoro è oggetto di attenzione di moltissimi articoli. Proprio rapidamente l'articolo 4 che parla del lavoro come diritto e dovere
dei cittadini, l'articolo 39 che parla della libertà di organizzazione sindacale, che è una estensione del più generale diritto di associazione di cui parla l'articolo 18, l'articolo 40 che parla del diritto di sciopero, l'articolo 17 che parla della libertà di riunione, quindi quando venne approvato lo statuto dei lavoratori si disse che è entrata la Costituzione in fabbrica, no? Hai tra gli altri diritti riconosciuti, sono stati dati degli spazi all'interno delle unità produttive ai lavoratori per fare incontri di carattere sindacale, per manifestare liberamente il loro pensiero, quindi ci agganciamo anche all'articolo 21. E poi ci sono articoli che in maniera più specifica proprio trattano del lavoro, l'articolo 35 che impegna la Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, cura la formazione professionale, promuove accordi anche di carattere internazionale per favorire la mobilità dei lavoratori da un paese all'altro. Il fondamentale articolo 36 che dice che il lavoratore ha diritto a un'equa retribuzione, cioè deve avere una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e in ogni caso questa retribuzione deve essere sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Mi permetto di dire che questo articolo sostanzialmente va contro le stesse leggi dell'economia, perché secondo il pensiero condiviso dalla stragrande maggioranza degli economisti, ogni fattore della produzione deve essere remunerato in base al contributo che dà al prodotto finito, quindi la torta sostanzialmente si divide fra salari, profitti, rendite, e ovviamente se la produttività del lavoro è scarsa ci deve essere anche una remunerazione scarsa. E invece questo articolo, che non considera in termini puramente economici il lavoro ma che lo considera un valore, dice che si deve assicurare un minimo al di sotto del quale, un minimo retributivo al di sotto del quale non è possibile andare, e quindi infrangendo proprio le regole dell'economia bisogna eventualmente comprimere rendite e profitti per dare ai lavoratori un'equa retribuzione. Cioè, io sto dicendo quello che la Costituzione dice, se poi pensiamo a com'è la situazione oggi, ovviamente ci rendiamo conto che ci sembra di leggere un libro di favole, perché la situazione è completamente diversa. Ma non è finita qui, l'articolo 37 tutela la donna lavoratrice e il lavoro dei minori. Il 38... assicura assistenza e previdenza ai lavoratori, a coloro che sono i cittadini che sono inabili al lavoro, a chi il lavoro lo ha perso, a chi il lavoro non riesce a trovarlo. Il 46, inattuato peraltro, ma prevede una partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Il 45 favorisce la cooperazione, sappiamo che ci sono le cooperative di lavoratori. Il 51 regola l'accesso ai pubblici uffici, cioè al lavoro, alle dipendenze della pubblica amministrazione, e garantisce anche la conservazione del posto di lavoro per chi ascende a cariche elettive. Poi c'è l'articolo 52 che si riferisce al servizio militare, no? Quando c'era la leva obbligatoria, il militare di leva aveva il diritto alla conservazione
della posizione lavorativa dopo la conclusione del servizio militare. E poi c'è anche il secondo comma dell'articolo 3 che parla del principio dell'uguaglianza sostanziale, in cui si dice non tanto che i cittadini devono partecipare al miglioramento, alla organizzazione politica, economica e sociale del paese, si dice i lavoratori, consentire la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quindi che sia un principio di importanza marginale, insomma, mi pare che sia smentito da questo lungo elenco di articoli che fanno riferimento esplicito al lavoro. Quindi possiamo dire che il principio lavorista è una delle colonne portanti del nostro ordinamento costituzionale, ma anche per capire meglio, diciamo, la portata di questo principio lavorista, è bene considerare, mi limito sempre a questi primi 54 articoli, il disegno complessivo che è stato delineato dai padri costituenti, cioè quella che è stata chiamata, mi pare, da Mortati, la Costituzione economica, si evince dalla lettura complessiva, è un modello economico che si ispira ai principi della socialdemocrazia o per certi aspetti dell'economia keynesiana. Ecco, io mi rendo conto che dal punto di vista dei puristi si tratta di due concetti completamente diversi. Vedo già Angelo che sta strabuzzando gli occhi. Sono due modelli economici diversi, però mettiamoci d'accordo su quello che voglio dire. Il sistema economico italiano è descritto nella nostra Costituzione come un sistema di economia mista, in cui è prevista la proprietà privata dei mezzi di produzione, ma anche la proprietà pubblica. La stessa proprietà privata è sottoposta a tutta una serie di limiti che devono garantire la funzione sociale della proprietà. Lo stesso vale per la libera iniziativa privata, che è sì riconosciuta, ma esiste anche l'impresa pubblica. Ed è possibile fare dei programmi sostanzialmente che siano in grado di indirizzare l'attività economica, anche privata, a fini sociali. La proprietà può essere espropriata per ragioni di pubblica utilità e può essere, ecco ancora un aggancio col principio lavorista, può essere anche assegnata a comunità di lavoratori ed utenti. Altri limiti, diciamo, alla proprietà li pone l'articolo 44 sulla proprietà terriera. Questo articolo è stato quello che ha giustificato, che ha preparato la riforma agraria, e quindi la proprietà terriera è sottoposta a tutta una serie di vincoli, data l'importanza perché ci assicura ovviamente il fabbisogno alimentare. Limiti ci sono e controlli pubblici all'esercizio dell'attività creditizia, come dice l'articolo 47, e poi il fondamentale articolo 53 in materia tributaria, che dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e che il sistema tributario deve essere informato ai criteri della progressività. Ecco, questo modello di economia mista, che quando la Costituzione è stata elaborata col contributo di forze politiche molto diverse tra loro, accomunate
il minimo denominatore comune era l'antifascismo, dopodiché c'erano cattolici sostenitori dei principi del personalismo cristiano e della dottrina sociale della Chiesa, socialcomunisti che ovviamente guardavano alla possibilità di realizzare una società socialista, liberali, diciamo liberali di destra che ponevano la loro attenzione soprattutto sui valori dell'individuo, e poi liberali di sinistra, tipo i repubblicani, tipo gli azionisti, che erano più keynesiani e che furono loro un'elite intellettuale, un partito che forse, come diceva Luigi Meneghello, mi ricordo, in un'intervista, era un partito che aveva forse meno elettori che iscritti, però era un'elite intellettuale che ha portato idee innovative in Italia, e quindi il pensiero keynesiano è stato portato dai membri del Partito d'Azione, sì, dagli azionisti. Ora noi, grazie a questo modello, che ovviamente era una terza via, no, rispetto al capitalismo puro, all'americana e al socialismo reale, quello sovietico, è un sistema d'economia mista, con forte partecipazione dello Stato in molti settori, e che sostanzialmente è un sistema che ha assicurato progresso, benessere, crescita economica, il boom economico negli anni 50, negli anni 60, vorrei ricordare, per 20 anni abbiamo avuto una crescita del PIL di 5-6 punti ogni anno, e negli anni 70 c'è stato un certo rallentamento, però non più di tanto, 3-4 punti di PIL all'anno hanno continuato a crescere anche negli anni 70. Adesso però ovviamente la situazione è diversa, cioè voglio dire, non solo abbiamo avuto questo, chiudo la considerazione, non solo abbiamo avuto questa crescita costante, ma si sa, no, quando aumenta il benessere individuale aumenta anche la domanda di servizi di carattere collettivo, quindi ovviamente è nato, grazie anche a questa crescita economica, un sistema di welfare state, un sistema sanitario pubblico, un sistema previdenziale, un sistema assistenziale. Per me, lo so che non è così per i puristi, per me fa parte del welfare anche la scuola, nel senso che i bisogni dello spirito, della istruzione, della educazione sono bisogni fondamentali, visto che poi faccio l'insegnante, insomma ci tengo particolarmente. La realizzazione di un sistema scolastico dalle elementari all'università, non dico completamente gratuito, ma sicuramente a costi molto bassi per l'utenza, è stato realizzato, è stata realizzata proprio grazie anche a questo modello di economia mista che la Costituzione ha delineato. Allora, dicevo, oggi c'è la globalizzazione, c'è la finanziarizzazione dell'economia, c'è tutta una serie, c'è l'appartenenza all'Unione Europea dell'Italia, che per me è un bene, ma che insomma non si può nascondere che ci siano dei problemi. Allora, rapidamente vorrei fare dopo questa panoramica generale, vorrei entrare un po' più analiticamente nell'argomento, cioè il principio laboristico nella Costituzione. Allora, la nostra Costituzione ovviamente viene approvata
con le macerie della guerra ancora calde. Noi uscivamo da una dittatura, la dittatura fascista, il ventennio, aveva interrotto quel percorso di democratizzazione dello Stato liberale che in altri paesi arrivò a conclusione e poi noi in Italia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, altri paesi invece l'hanno interrotto e ci sono state le esperienze del totalitarismo fascista. Però ecco, noi abbiamo, nel momento in cui i nostri padri costituenti hanno scritto l'attuale Costituzione, hanno guardato a quella che era la Costituzione in vigore in precedenza, cioè lo Statuto Albertino, tipico statuto, tipica Costituzione di uno Stato liberale. E negli Stati liberali ottocenteschi, che caratteristiche avevano? Erano imperniati sul principio della divisione tra i poteri, sul principio di legalità, cioè la necessità che tutti rispettassero la legge, ovviamente anche i funzionari pubblici, anche i rappresentanti dello Stato, riconoscimento dei diritti individuali, dell'habeas corpus, la libertà, l'inviolabilità della libertà personale che non può essere limitata se non per decisione della magistratura e in applicazione di una disposizione di legge, l'indipendenza della magistratura e la libertà di stampa e anche la libertà politica, diciamo, con cautela, però insomma erano riconosciuti. E però la società era divisa fra uomini liberi, che erano quelli che in sostanza, detta proprio in soldoni, potevano vivere senza lavorare, e gli uomini e i lavoratori che invece dovevano sudare per riuscire ad assicurarsi quel salario minimo che gli stessi teorici dell'economia politica, gli stessi teorici classici dell'economia politica dicevano deve essere un salario di sussistenza, deve essere un salario che consente la sopravvivenza del lavoratore e della sua famiglia e basta. Ora, ovviamente, questi lavoratori dovevano essere tenuti fuori dall'esercizio dei diritti politici, perché se fosse stato riconosciuto a loro il diritto di voto, avrebbero votato per i propri interessi e quindi avrebbero travolto l'ordine costituito. E allora il diritto di voto era limitato ai ceti sociali più abbienti, a coloro che erano considerati uomini liberi perché non costretti ad assoggettarsi a lavori di carattere di tipo servile. E Gustavo Zagrebelsky, grande costituzionalista, presidente emerito della Corte Costituzionale, scrive una frase significativa, ve la leggo testualmente: se le Costituzioni dell'Ottocento fossero iniziate con una formula del tipo di quella del nostro articolo 1, cioè l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, avrebbero detto fondate sulla proprietà. Cioè, è significativo, le costituzioni ottocentesche affermavano spesso che la proprietà è diritto sacro e inviolabile. Non è che sia tramontata del tutto questa idea nell'opinione pubblica, c'è ancora chi la sostiene, però grazie al cielo la Costituzione riconosce, come abbiamo visto, la proprietà, ma riconosce che può essere sacrificata se ci sono degli interessi superiori. E ecco, allora, il passaggio da una democrazia, da un costituzionalismo, da un'idea dello Stato liberale a un costituzionalismo di tipo democratico avviene proprio con l'ingresso di queste
di questi ceti sociali meno abbienti con l'ingresso dei lavoratori nella vita sociale, nella vita politica. Cioè i lavoratori entrano a pieno titolo con il riconoscimento del suffragio universale così riescono ad ottenere la piena partecipazione alla vita politica, del paese. Ma non basta questo per creare un sistema di carattere democratico. Cioè, è troppo sbrigativo dire riconosciamo a tutti il diritto di voto e siamo in democrazia, perché a un certo punto, se uno, lo dico proprio in parole povere, non ha di che sostenersi, non ha neanche di che mangiare, non ha alcun senso per lui partecipare alla vita politica, poi deve essere istruito, perché si deve formare un'opinione che gli consenta di votare consapevolmente e non essere manipolato. Se uno vuole formarsi una famiglia, cioè esercitare la libertà, beh, anche di formarsi una famiglia, anche le costituzioni liberali dicevano se vuoi ti sposi. C'è un'uguaglianza formale riconosciuta per tutti, ma come faccio se non lavoro, se non ho gli strumenti per affrancarmi da quella condizione di miseria, di povertà? Devo avere la possibilità di mantenerla questa famiglia, devo avere la possibilità di comprarmi una casa. Quindi si capisce che anche in questa logica il passaggio dal liberalismo alla democrazia implica la necessità anche che lo Stato si faccia soggetto attivo in ordine alle cosiddette politiche del lavoro, cioè deve intervenire perché il lavoro da un lato sia accessibile a tutti, ma che sia un lavoro dignitoso, che sia un lavoro che garantisca una giusta, equa remunerazione in modo da uscire dalla sacca della povertà e poter diventare un cittadino a tutti gli effetti, poter partecipare a tutti gli effetti alla vita politica del paese. Io leggo un breve estratto dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. In sostanza, le parole "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli", che è la formula dell'articolo 3, secondo comma, vogliono indicare uno scopo altamente idealistico. Consacrati nel primo comma i principi della pari dignità sociale e della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nel secondo comma la Costituente ha voluto impegnare il legislatore futuro e prima ancora se stessa a fare il possibile per l'attuazione concreta di quei principi. La formula presuppone l'esistenza in atto o anche eventuale di ostacoli i quali si frappongano al raggiungimento della pari dignità sociale e della eguaglianza di fronte alla legge. La Costituzione ha tenuto fede a questo impegno. L'articolo 4 si prefigge di rimuovere l'ostacolo della disoccupazione involontaria, il 44 quello del latifondo, il 24 assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione in condizioni di parità con gli abbienti. All'articolo 37 si riconoscono alla donna lavoratrice gli stessi diritti a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. All'articolo 51 l'eguaglianza di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso per accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Quindi ecco che, insomma, se quello che ho detto chiarisce un po' di più il significato della formula iniziale, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, si capisce che il lavoro è strumento di inclusione sociale, è strumento per poter far
per poter partecipare in concreto alla vita democratica della Repubblica. Ecco, faccio un altro riferimento ai lavori preparatori. Si è discusso tra le sinistre, non solo i socialisti e i comunisti, ma anche i repubblicani, avevano proposto una formula diversa. Cioè l'Italia è una repubblica democratica di lavoratori. Avevano proposto questa. Però poi nella discussione emerse che questo evocava probabilmente la possibilità, cioè evidenziava che nelle intenzioni delle sinistre c'era quello di introdurre un principio che avrebbe favorito il passaggio a un sistema di tipo diverso, di tipo socialista. E allora la formula l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro sostanzialmente prevalse e fu Fanfani, Amintore Fanfani, a proporla e poi convinse anche le sinistre che ritirarono la loro proposta. Cito Fanfani: dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che possa fondarsi sul privilegio, questo è molto importante, sulla mobilità ereditaria, sulla fatica altrui. Niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico, ma affermazione del dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato nella pienezza del suo essere il massimo contributo alla prosperità comune. E poi voglio citare un estratto dall'intervento di Meuccio Ruini, che dice: lavoro di tutti, non solo manuale, ma in ogni sua forma di espressione umana, anche il lavoro del sacerdote. È lavoratore lo studioso e il missionario, lo è l'imprenditore, in quanto lavoratore qualificato che organizza la produzione. Quindi non solo operai e contadini, ma anche impiegati, dirigenti, liberi professionisti, imprenditori, anche si parlò del lavoro delle casalinghe. In assemblea costituente, già da allora, giornalisti, professori universitari e quindi tutti i lavoratori del braccio e della mente. E quindi si può dire, credo correttamente, che il lavoro in tutte le sue manifestazioni diventa titolo di appartenenza alla cittadinanza. Ecco, io ho detto che l'articolo 4 parla del lavoro come diritto e anche come dovere. Intanto notiamo che è l'unico, il lavoro nei primi 12 articoli, che sono i principi fondamentali, è l'unico diritto espressamente affermato in questi 12 articoli. Tutti gli altri diritti sono enunciati dall'articolo 13 in poi. Quindi il lavoro come diritto, essendo anche l'unico introdotto nei principi fondamentali, è chiaramente un diritto di importanza basilare. Però è anche un dovere, nel senso che lo dice espressamente l'articolo 4, che si aggancia al generale principio di solidarietà di cui è l'articolo 2. L'articolo 2 dice che è un dovere, nel senso che lo dice espressamente l'articolo 4. Che si aggancia al generale principio di solidarietà di cui è l'articolo 2. L'articolo 2 dice che
prima afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Poi dice che la Repubblica si assume l'impegno della solidarietà politica, economica e sociale. Faccio un'altra piccola polemica rispetto a questo aspetto, perché mi ricordo qualche anno fa in un talk show un politico di primo piano disse che la solidarietà è il buon cuore, è la generosità che ognuno di noi decide liberamente di avere oppure no. E questo, non so se attesti dell'ignoranza della nostra classe politica o la malafede, sta di fatto che a questo signore nessuno ha obiettato, ma guarda che la solidarietà è un obbligo che la Repubblica si assume nell'articolo 2 della Costituzione. Quindi noi abbiamo il diritto di lavorare, ma abbiamo anche il dovere di lavorare. Quindi il diritto per il nostro benessere, ma anche per il benessere degli altri, perché noi siamo, appunto, dobbiamo essere solidali con gli altri. E allora, tornando anche al famoso ministro che diceva l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, è una formula vuota, si spera che lui pensasse, che ne so, al lavoro servile, al lavoro del cosiddetto gorilla ammaestrato in catena di montaggio, al lavoro umiliante. Ma non è questo il lavoro considerato come valore dalla Costituzione, anzi questo è il lavoro che dovrebbe essere eliminato, se possibile, in modo che tutti facciano un lavoro che dia soddisfazione. Sappiamo, il lavoro alla catena di montaggio è quanto di più alienante, spersonalizzante. Il lavoratore non apprezza il risultato finale del suo lavoro, il prodotto finale, perché è così impegnato nella ripetizione ossessiva come un ingranaggio di una macchina, sempre degli stessi gesti, per cui alla fine gli sfugge il senso di quello che fa. Questo lavoro non è quello esaltato come valore dalla Costituzione, ma è il lavoro creativo, è il lavoro che sia di tipo intellettuale ma anche di tipo manuale, pensiamo, non so, all'artigianato, quelle forme di lavoro che oggi l'industrializzazione ha fortemente ridimensionato. E questo aspetto del lavoro come dovere, attenzione, c'era sempre le sinistre in assemblea costituente, avevano addirittura proposto di togliere il diritto di voto a chi non lavora. Cioè, se il lavoro è un dovere, ritenevano che chi non lavora dovesse essere privato del diritto di voto. Sembrò eccessiva la proposta, per cui oggi sappiamo il diritto di voto viene tolto per ragioni di incapacità o per condanne penali, ma non è, diciamo, un dovere morale, una virtù civica quella dell'obbligo di lavorare. Sì, è interessante perché se si vanno a leggere i lavori preparatori si vede, appunto, come alla fine si sia arrivati a una sintesi non sempre facile fra istanze, fra posizioni anche molto, molto diverse tra loro. Ecco, e poi c'è un altro aspetto, è un diritto quello di lavorare. Allora uno potrebbe dire, bene, sono disoccupato e allora faccio causa allo Stato, no? Perché non ho il lavoro, perché lo Stato è inadempiente rispetto a questo obbligo
questo diritto che mi ha riconosciuto. In realtà i giuristi fanno una distinzione fra norme costituzionali programmatiche e norme che sono invece direttamente precettive e dicono che questo diritto al lavoro ha carattere programmatico, cioè serve per dare un programma agli organi preposti alla Direzione Generale dell'Economia, Governo, Parlamento in primis, e che devono attivarsi per fare delle politiche del lavoro che siano in grado di assicurare il lavoro per tutti. Però ci sono alcuni aspetti, attenzione, che ci dicono, abbiamo delle sentenze, che danno diretta esecutorietà a questo diritto del lavoro e quindi lo considerano per alcuni aspetti come un diritto direttamente di carattere percettivo. Allora, uno degli esempi classici è quello di chi vuole impedire, scusate la parola, ai grumieri di entrare durante uno sciopero in fabbrica. Questi lavoratori che pretendono di lavorare hanno trovato nella magistratura un appoggio e i giudici hanno detto che proprio applicando l'articolo 4 è stato violato il loro diritto di lavorare. E poi ovviamente tutti gli altri diritti che si agganciano al diritto al lavoro sono direttamente azionabili, giustiziabili, come si suol dire, come il diritto della parità di trattamento tra maschi e femmine, il diritto all'equa retribuzione, il diritto ad avere delle provvidenze compensative rispetto alla perdita del lavoro, no? L'indennità di disoccupazione, oggi possiamo dire anche il reddito di cittadinanza. Ecco, questi sono diritti direttamente azionabili, quindi sarà sì una norma, questo articolo 4, di carattere programmatico, però in alcuni aspetti ha anche carattere direttamente cogente e precettivo. Allora, a questo punto, questo è il quadro descritto dalla Costituzione, e però vanno puntualizzate alcune cose su come è la situazione attuale. La situazione attuale, cerco di essere il più sintetico possibile, è un mondo, una situazione del lavoro che è all'antipodi, se vogliamo, rispetto a quanto il Costituente ha previsto. C'è una crescita costante delle disuguaglianze, della povertà, della disoccupazione, ci sono lavoretti, bassi salari, c'è un pensiero economico dominante da 40 anni a questa parte, da Reagan e la Thatcher in poi, e poi il Trattato di Maastricht per l'Europa continentale, che insomma ha imposto nelle università, nelle prassi politiche, sia di destra che di sinistra, se vogliamo chiamare sinistra quella di Clinton, quella di Blair, quella di Schroeder, quella di Hollande, cioè le politiche liberiste sono state applicate ovunque, a destra coerentemente con la loro impostazione, a sinistra perché sono stati accettati i principi che, non lo so, il capitalismo non è trasformabile, anzi dopo la caduta del muro di Berlino ci sarebbe stata addirittura la fine della storia, come si intitola un famoso libro di un economista, filosofo americano di origine giapponese, Fukushima, mi pare che si chiami, Fukuyama mi pare. Vabbè, detto che la storia è finita, perché non ci sono più ragioni per una contrapposizione, fra due visioni alternative del mondo. Si è imposta l'idea thatcheriana che la società non esiste, esistono solo gli individui,
mossi solo dal loro impulso egoistico, quindi no, in principio questo che ha fatto evaporare ogni valore solidaristico. E poi ecco, c'è anche una specie di neolingua di carattere orwelliano, mi pare, che chiama riformismo, non tanto, cioè proprio capovolgendo il significato che la parola riformismo aveva qualche decennio fa. Io sono sempre stato abituato a pensare al riformismo come a un orientamento diretto ad allargare gli spazi democratici, ad aumentare i diritti. Oggi si dice che è riformista chi li comprime, cioè si parla di riforme del Jobs Act, della buona scuola, cioè si dice che i diritti vanno, cioè per stare al passo con i tempi bisogna comprimerli anziché estenderli. E quindi voglio dire, il mondo capitalistico, il sistema capitalistico si è adeguato anche quando sono stati eletti leader di sinistra, o quantomeno che si dichiaravano tali, hanno fatto politiche di destra, ha trionfato l'idea della flexicurity, no? Che doveva conciliare la flessibilità con la sicurezza del posto di lavoro. In realtà tanta flessibilità, pochissima sicurezza del posto di lavoro. E quindi noi oggi, insomma, facciamo i conti con una realtà che è abbastanza desolante, no? Rottura dell'unità sindacale, abbiamo la contrattazione collettiva nazionale che è stata sostituita dalla contrattazione aziendale, o addirittura anche dalla contrattazione individuale, proliferazione di contratti a tempo determinato, precari, atipici, saltuari, flessibili, senza alcun tipo di garanzia, bassissimi salari. I dati dell'OCSE di qualche giorno fa dicono che noi siamo il paese dell'OCSE l'unico in cui negli ultimi 15 anni i salari hanno perso potere d'acquisto, e ricordiamoci che i salari incidono più o meno al 10% sul costo della produzione. Quindi non è che aumentando i salari vada in rovina il sistema produttivo, però c'è una filosofia di questo genere. E ovviamente per l'Italia l'abrogazione dell'articolo 18, che ha fatto venire meno qualsiasi elemento di stabilità del posto di lavoro, ed è entrata una mentalità privatistica. La privatizzazione, sappiamo benissimo, sono state privatizzate le imprese pubbliche, i servizi pubblici, il patrimonio pubblico, ma è stato privatizzato anche il rapporto di lavoro, cioè il fatto che i vecchi, come si chiamano, uffici di collocamento, oggi possano essere anche privati, diciamo così. Ci sono i centri per l'impiego che sono ancora pubblici, però ci sono, diciamo così, servizi per l'impiego privati, hanno veramente ridotto il lavoro a un bene, a una merce da comprare e da vendere così nel mercato. Queste idee, diciamo, queste idee liberiste hanno dominato per 40 anni. Adesso noi vediamo che hanno dei limiti, cioè io ho dei limiti di tempo, quindi cerco di andare veloce, però ecco, volevo sottolineare che la situazione attuale del lavoro è abbastanza diversa rispetto all'idea che i padri costituenti avevano del lavoro. Allora, l'obiezione prima naturale è che, vabbè, c'è la globalizzazione, bellezza, qualcuno potrebbe dire, no? E siamo d'accordo, c'è la globalizzazione, però la
globalizzazione ci consente una deprimente concorrenza fra lavoratori che, diciamo così, pur di conservare il posto di lavoro, accettano anche una riduzione dei diritti, una riduzione delle retribuzioni, perché si va bene la flessibilità ce l'hanno sicuramente le industrie che nel giro di una notte possono smantellare un impianto industriale, caricarlo e trasferirlo in Serbia, in Romania, ma i lavoratori non hanno la stessa flessibilità di trovare il giorno dopo un'occupazione, quindi c'è uno squilibrio. I manuali tradizionali di diritto del lavoro dicevano sempre che il diritto del lavoro ha sì una natura in parte privatistica, però l'impianto fondamentale del diritto del lavoro deve essere pubblicistico, perché il rapporto di lavoro non è paritetico, c'è una parte debole che è il lavoratore, c'è una parte forte che è l'imprenditore. Allora, per evitare che il lavoratore sia costretto ad accettare qualsiasi condizione, tradizionalmente imposta dall'imprenditore, tradizionalmente i diritti del lavoratore venivano garantiti dalle leggi statali. Oggi tutto questo smantellamento che c'è stato porta il contratto, il rapporto di lavoro in una condizione puramente privatistica, il rapporto fra me e te è come se fossimo sullo stesso piano. In realtà c'è chi ha una forza economica enorme che ti può ricattare, e dall'altra c'è chi deve accettare qualunque condizione. Quindi questo è uno dei problemi. La globalizzazione, per carità, ci consente di avere molte più opportunità rispetto a una volta. Non è che ho nostalgia dei confini, me ne guardo bene. È molto bello, secondo me, che ci sia la possibilità di una circolazione delle persone, però questo è un problema. Poi c'è un altro grosso problema, che è quello della finanziarizzazione dell'economia. Oggi la finanza mondiale sostanzialmente ha un volume di affari che è 10-12 volte superiore rispetto a quello dell'economia reale. Cioè, per ogni euro, dollaro impiegato nella produzione di beni e di servizi proprio concreti, in carne ed ossa, ce ne sono 10-12 che circolano nel sistema finanziario. Allora, la finanza in origine doveva essere quel sano lubrificante, quel sano carburante del sistema produttivo, doveva finanziare le imprese e anche le famiglie nei consumi, ma oggi va per conto proprio. E poi il sistema finanziario crea instabilità, gioca sull'instabilità, perché la speculazione finanziaria presuppone che ci sia una situazione fortemente instabile, perché alla fine le speculazioni finanziarie sono degli azzardi, sono dei puri tentativi di fare profitti senza far fatica, con il rischio che poi si producano delle catastrofi come quella del 2006-2008, che hanno mandato in rovina tantissimi stati, che poi sono stati costretti a versare lacrime e sangue per avere finanziamenti. Cioè, è un po' il gatto che si morde la coda, no? L'anarchia del sistema finanziario ha provocato la crisi, e poi per far rientrare la crisi lo Stato, pensiamo alla Grecia come era stata ridotta, è costretto ad accettare le condizioni imposte dallo stesso sistema che la crisi l'ha provocata. Non so se ho dato l'idea. E allora che cosa si può fare? Ecco, io vorrei dire, per finire,
un paio di cose, per esempio sull'Unione Europea, perché la globalizzazione sì vuol dire un mercato mondiale, ma vuol dire anche il mercato fra i 27 paesi dell'Unione Europea. Ecco, noi oggi possiamo dire che gran parte delle politiche economiche che sono state applicate in Italia e in Europa e anche delle politiche del lavoro sono imputabili, tra virgolette, alle normative europee. Però anche qui, attenzione, noi se andiamo a leggere con attenzione i trattati, io leggo l'articolo 3 del trattato sull'Unione Europea, che dice: l'Unione istituisce un mercato interno garantendo lo sviluppo sostenibile, la stabilità dei prezzi, una crescita economica equilibrata, una economia sociale di mercato fortemente competitiva, e fin qui siamo all'applicazione dei principi del liberismo puro e semplice. Però poi ha anche come obiettivo la piena occupazione, il progresso sociale, il miglioramento della qualità dell'ambiente, il progresso scientifico e tecnologico. Quindi c'è un'attenzione per il lavoro, confermato dall'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono incorporati nel Trattato di Lisbona del 2007. Fra gli obiettivi dell'Unione Europea c'è la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo, e la lotta contro l'emarginazione. Uno dice: benissimo, abbiamo dei principi che sembrano quasi richiamare i principi della Costituzione italiana, però poi, io dico la verità, c'è qualche politico che ha ammesso di aver accettato questi trattati senza averli letti, e se li ha letti non li ha capiti, perché poi ci sono, per esempio, parlo l'articolo 119 e l'articolo 127 sulla Banca Centrale Europea, sulle funzioni della Banca Centrale Europea e sull'euro, che dicono cose che vanno diametralmente in contrasto con quello che vi ho appena letto. Perché, stringo, la Banca Centrale Europea ha come obiettivo unico garantire la stabilità dei prezzi. Ora, le banche centrali di tutto il mondo, Federal Reserve americana compresa, quindi tempio del capitalismo, hanno non solo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, ma anche quello della piena occupazione. Ed è, si sa, quando Guido Carli, ministro, pericoloso rivoluzionario, tra l'altro, anche lui, no? Come Fanfani, e come ministro del governo Andreotti, che negoziò per la sottoscrizione del trattato di Maastricht, lui che era stato governatore della Banca d'Italia, che era stato presidente di Confindustria, che era stato tutto, e quindi organico al capitalismo italiano, organico al 100%, lui propose che la Banca Centrale Europea, una volta entrato in vigore l'euro, non dovesse avere solo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, ma anche quello della piena occupazione. Ma non ci riuscì. È attestato, c'è un suo diario, una sua autobiografia che è stata pubblicata postuma, che attesta che lui ha fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili, ma non è riuscito. E questo uno dirà: ma cosa vuol dire questa roba qua? Vuol dire molto, perché la piena occupazione, attenzione, è in contrasto con la stabilità dei prezzi. Perché se si arriva alla piena occupazione, i salari fatalmente si alzano. È una legge economica che è di intuitiva evidenza. Perché? Perché quando ci sono tanti disoccupati,
ovviamente il potere contrattuale del lavoratore è bassissimo. L'imprenditore può dire: guarda, o accetti sta miseria che ti do, oppure lì fuori ce ne sono a centinaia che sono pronti a sostituire. Se si arriva alla piena occupazione, ogni lavoratore diventa molto più prezioso e quindi può anche ottenere degli aumenti salariali. L'aumento salariale va a ricadere, va ad aumentare il costo della produzione e quindi si provoca l'inflazione. Allora, le politiche europee partono dal presupposto che ogni paese debba avere un tasso naturale di inflazione, che attenzione, è terribile se ci pensiamo, vuol dire che ci deve essere fisiologicamente, per l'Italia è circa il 10%, una percentuale di disoccupati, e attenzione, se si va sotto a questa percentuale c'è il rischio che l'inflazione si alzi. Quindi le politiche della Banca Centrale Europea dovrebbero essere orientate a garantire la stabilità dei prezzi anche attraverso il mantenimento di un alto livello di disoccupazione. Quindi da questo si può capire che non c'è molta compatibilità tra i trattati europei e la Costituzione italiana. Finisco chiedendo cosa si può fare. La Corte Costituzionale italiana che atteggiamento ha rispetto al diritto comunitario? Beh, io vorrei partire dalla Corte Costituzionale tedesca, che ha una posizione molto più chiara rispetto a quella italiana. Dal 93 ad oggi in Germania è ben chiaro che ogni norma europea entra nell'ordinamento tedesco solo se vi è stata una pronuncia favorevole da parte del Parlamento tedesco. La Corte Costituzionale tedesca più volte ha ribadito che c'è un deficit notevole di democraticità nella Unione Europea. Basti pensare, per eleggere un deputato europeo maltese bastano 67.000 voti, per eleggere uno tedesco o francese ci vogliono 857.000 voti. Ogni paese esprime un commissario, e quindi Cipro ha un commissario, poi per carità avrà delle responsabilità in materie meno importanti rispetto a quello tedesco o quello francese, però ha un commissario come il francese, come il commissario francese, il commissario italiano, il commissario tedesco, e anche la composizione del Consiglio, della Corte di Giustizia, è fatta con questo criterio. C'è un deficit di democraticità, per cui la Corte Costituzionale tedesca rifiuta che ci sia un automatismo nell'ingresso del diritto comunitario. Adesso qualcuno potrebbe dire: e la Polonia non ha fatto la stessa cosa recentemente? La Polonia purtroppo ha ribadito che la superiorità del diritto polacco su quello europeo, però su un problema francamente scandaloso. Cioè, la Polonia ha recentemente approvato una riforma costituzionale, una riforma costituzionale che mette la magistratura sotto il controllo del potere esecutivo, e quindi è stata pesantemente censurata dall'Unione Europea e adesso vediamo come andrà a finire. Però ecco, voglio dire, mi dispiace che sia per questo motivo, ma il problema c'è perché l'Europa, noi non abbiamo ancora fatto gli Stati Uniti d'Europa, noi abbiamo un'unione di stati che collaborano tra loro, che hanno rinunciato a parte della loro sovranità delegandola agli organi comunitari,
ma non sono prive di fondamento queste posizioni delle corti costituzionali, di alcune corti costituzionali europee. Cosa dice quella italiana? Quella italiana fa un ragionamento un po' timido, diciamo così. Intanto la Corte Costituzionale italiana non può giudicare le norme europee perché non sono leggi. La Corte Costituzionale italiana giudica la compatibilità rispetto alla Costituzione delle leggi statali, quelle del Parlamento, gli atti con forza di legge, decreti legge e decreti legislativi e leggi regionali. I trattati europei, le direttive, i regolamenti non sono leggi, quindi la Corte Costituzionale non può dire se sono compatibili o meno con la Costituzione. Mi verrebbe da dire che è un ragionamento un po' para e basta, e mi fermo. Però c'è una via d'uscita, nel senso ci sarebbe, perché la norma europea diventi efficace all'interno dell'ordinamento italiano, ci vuole un ordine di esecuzione che l'ordinamento italiano pone in essere e che ha valore di legge. Cioè, se con questo ordine di esecuzione che ha valore di legge introduci una norma europea contraria alla Costituzione, si potrebbe, la Corte Costituzionale potrebbe dichiarare illegittima illegittimo questo ordine di esecuzione e quindi impedire che la norma europea continui ad avere efficacia. Ovviamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non accetta questa posizione e poi quella della Corte Costituzionale è più articolata perché dice mai potrà entrare nell'ordinamento italiano una norma europea che vada contro i principi fondamentali della Costituzione, mentre potrebbe entrare una norma che ha carattere di norma, cioè che va a derogare a una norma costituzionale di dettaglio. Poi si sa benissimo, in alcuni casi è sicuro che cosa vuol dire norme fondamentali. Principi fondamentali della Costituzione sono quelli che garantiscono la libertà, che garantiscono la forma repubblicana, l'unità dello Stato. Ecco, è evidente che se una norma europea andasse a violare questi principi, abbiamo la possibilità di eliminarla. E quelle di dettaglio quali sono? Sì, ci sono degli esempi. Poniamo che l'Europa dia delle indicazioni su come in materia di diritto di voto. Se queste indicazioni fossero di tipo restrittivo del diritto di voto, sarebbero lesive ovviamente dei principi fondamentali della Costituzione. Se volessero rimodulare semplicemente i sistemi elettorali, allora potrebbero anche starci, perché sarebbero inciderebbero su norme costituzionali di dettaglio. Però ecco, quello che dico io è, cos'è che legittima secondo la Corte Costituzionale l'ingresso di norme anche di tipo derogatorio rispetto alla Costituzione, sebbene di dettaglio, nel nostro ordinamento? Lo legittima l'articolo 11 della Costituzione, che afferma che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità per costituire organizzazioni internazionali che siano dirette a realizzare la pace e la giustizia tra le nazioni. Si può obiettare che questo articolo è stato pensato dai costituenti per garantire all'Italia di entrare nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché l'idea dell'Europa era ancora di là da venire, però poi i giuristi dicono la norma c'è, ha una sua vita propria e quindi possiamo utilizzarla tranquillamente anche per consentire all'Italia di entrare
in una organizzazione di tipo diverso, tipo appunto l'Unione Europea. Però c'è da fare almeno un paio di osservazioni. Da un lato si garantisce sostanzialmente la possibilità che vengano fatte delle modifiche della Costituzione al di fuori del percorso descritto nell'articolo 138, che prevede quello sulla revisione costituzionale. Cioè, se è possibile che l'Unione Europea con proprie norme deroghi alle norme costituzionali italiane sebbene di dettaglio, vuol dire che è possibile modificare la Costituzione senza rispettare l'articolo 138. L'altra considerazione, questo articolo 11 dice che l'Italia può limitare la sua sovranità, non proprio cedere e rinunciare al 100% alla sovranità. E rimane il dubbio, per riannodare i fili del discorso, i principi della Costituzione economica, il principio lavorista, sono principi fondamentali della Costituzione o sono principi di dettaglio? Perché, cioè, noi adesso, per carità, io voglio rimanere in Europa, ci mancherebbe altro, chiedere di uscire dall'Europa con, non so, paesi come la Cina e l'India che hanno 3 miliardi di abitanti, tornare alle piccole patrie, oltre che scelta catastrofica da un punto di vista di una logica geopolitica, è anche ridicola, direi. Io voglio rimanere in Europa, però non posso non dire che la situazione attuale del mondo del lavoro, questo precariato, questo aumento della povertà, questa situazione economica che ha arricchito sempre di più i già pochi ricchi e impoverito i già poveri, ulteriormente i già poveri, è dovuta anche in gran parte alle politiche ispirate dall'Unione Europea. E allora cosa facciamo? Ovviamente qui bisogna, intanto forse che la Corte Costituzionale avesse un po' più di coraggio e si allineasse per esempio sulle posizioni della Corte Costituzionale tedesca, ma qui la vedo un po' dura. L'altra strada è di restituire voce alla politica. La politica, cioè, noi abbiamo fatto delle scelte politiche entrando in Europa, sottoscrivendo il Trattato di Marrakesh nel 94, che ha praticamente globalizzato l'economia mondiale. E adesso possiamo dire che queste due ultime catastrofiche crisi, quella finanziaria del 2006-2008 e quella del Covid, hanno forse indotto alcuni a un ripensamento. E allora si potrebbe forse ripensare il ruolo dello Stato in economia, perché continuare sulla strada del liberismo ho la sensazione che ci porterà ad altre crisi. Mi permetto di dire che noi abbiamo forse dei liberisti che non hanno il coraggio di esserlo fino in fondo, perché per esempio gli aiuti di Stato per salvare le banche ed altre grosse imprese li hanno accettati tranquillamente, no? Ma penso non sia opportuno che lo Stato arrivi sempre come salvatore di ultima istanza, cioè è anche diseducativo, nel senso, un manager, se sa che può fare il bello e il cattivo tempo, opera all'interno di un mercato informato sui principi della anarchia economica e poi dice ma sì, tanto poi arriva, interviene lo Stato che ci toglie le castagne dal fuoco, no, potrebbe essere indotto questo ipotetico manager a fare delle scelte eccessivamente azzardate
perché tanto poi ci pensa lo Stato. Allora bisognerebbe che da un lato, e ho finito, che da un lato si ritornasse a una regolazione dei mercati e dall'altro che si riconoscesse un ruolo duraturo, stabile, non occasionale, allo Stato, almeno nei servizi di prima necessità, almeno nelle imprese di carattere strategico, però ripeto, a chi spetta questo? Spetta la politica e bisogna che la politica faccia sentire la sua voce, altrimenti non la vedo molto chiara. Ho finito e vi chiedo scusa se ho sforato. Grazie. Grazie Maestro Cusson, naturalmente come vedete i temi sono tanti, purtroppo alle 7:30 dobbiamo chiudere e il tema meritava ulteriori approfondimenti, chissà che magari non si possa fare qualche altra puntata in un'altra occasione. No, anch'io mi ero segnato qualcosa, ma se intanto in questi ultimi minuti qualcuno lo sapevo. Avrei parecchio anche da dissentire da quello che ha detto il professore. Dimmi. Cosa si può? Allora, partiamo intanto, rilevavo qualche contraddizione nel suo discorso. Da una parte lei è favorevole all'appartenenza all'Unione Europea. Dall'altra parte però trovo nei trattati dell'Unione Europea molte contraddizioni con quelle che è la nostra Costituzione. Allora, diciamo che l'Unione Europea non è venuta male, è venuta benissimo agli occhi di chi voleva l'Unione Europea, perché voleva questa Unione Europea, un'Unione Europea liberista. Tra l'altro, se noi possiamo cambiare la nostra Costituzione con un passaggio parlamentare, due passaggi parlamentari, l'Unione Europea si cambia col voto unanime di 27 paesi. Quindi, se lei dice io vorrei cambiare quella, è fuori, completamente fuori percorso. Ha citato giustamente l'articolo 3, dove si parla di un'economia, si parla sempre di legge del Vangelo, sempre di legge del Vangelo, di un'economia della, come si dice, insomma, del progresso sociale, e di un'economia sociale fortemente competitiva. Io questo termine non so cosa significhi, perché io ho fatto istituto professionale, non ho fatto legge. Ecco, diciamo che è costellata di pillole avvelenate dall'Unione Europea. Andiamo all'articolo 127, cerco di stringere, dove si dice, vi ricordate l'articolo 3? Li abbiamo preso per il culo, perché prima si fa la stabilità dei prezzi, cioè la stabilità della moneta, e poi quello che avanza, se ne avanza, quando avanza c'è il lavoro, c'è tutto quello che abbiamo detto sull'articolo 3. Quindi chi è a favore dell'Unione Europea è contro i valori della Costituzione che mettono al primo posto il lavoro. Ma cerco di andare un po' in fretta, tutti questi trattati sono anticostituzionali. Anticostituzionali perché violano l'articolo 1, l'articolo 11 e l'articolo 139 della Costituzione. Nell'articolo 1 si dice che l'Italia è una repubblica. Repubblica cos'è? Uno Stato qua a capo, una persona eletta. È Stato, è un'istituzione giuridica che si avvale tra l'altro di un popolo, un territorio e una sovranità. Dove sta la sovranità se questa è stata ceduta a organizzazioni sovranazionali che hanno fini opposti alla nostra Costituzione? Veniamo all'articolo 11. Cerco di andare in fretta perché ha detto che ci sono limiti di tempo. Nell'articolo 11, dove si dice che l'Italia è favorevole e in condizioni di parità con altri stati a limitazione di sovranità e solo fini di pace e sicurezza tra le nazioni. Allora, primo si parla di limitazioni, non di cessioni. Quelle che abbiamo fatto noi, cessioni economiche, cessioni monetarie, sono ben altra cosa dalle limitazioni. E poi si parla di pace e giustizia fra le nazioni, non di stabilità dei prezzi. Comunque, quando è stato scritto l'articolo 11, c'è anche chi voleva inserire un comma in cui fosse esplicita la futura eventuale appartenenza dell'Italia a un'unione di stati federati, federali europei.
Leggo Lussu, l'onorevole Lussu che presentò questo emendamento. Chiarisce lo spirito del suo mandamento, che è l'espressione del desiderio manifestato da alcune correnti politiche esistenti in Italia ed anche da parecchi colleghi dell'Assemblea Costituente. Il desiderio è quello di non escludere la possibilità che in un futuro prossimo o lontano sia possibile dare un'organizzazione federalista all'Europa. Per questa esigenza, appunto, sarebbe opportuno introdurre nella Costituzione questo riferimento a una concezione federalistica limitata eventualmente anche all'ambito europeo. Il presidente Ruini poneva ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Lussu che non veniva approvato. Quindi queste cessioni di sovranità sono state discusse e sono state respinte. Quindi chi si pone per ordinamenti sovranazionali è fuori dalla Costituzione. La Costituzione va prima letta, poi capita e poi da persone libere. Abbiamo due scelte: o di dire che bella Costituzione, lottiamo perché venga attuata la Costituzione, oppure dire questa Costituzione fa schifo e va cambiata. E va bene l'Unione Europea, va bene la stabilità dei prezzi, il lavoro fa culo, eccetera, eccetera. Sono stato veloce, avrei voluto essere molto più chiarire. Ho finito. No, ma io guardi, lei ha detto che mi sono contraddetto. Lei poi ha ripetuto quello che ha detto io. Io ho detto che auspico almeno un tentativo di rinegoziare i trattati. Questo non si possono rinegoziare perché è ancora una metà dei 27 paesi. Lo so, ma si potrebbe partire con un atteggiamento della Corte Costituzionale italiana. Eletti da europeisti ormai. Cioè la Costituzione va applicata e basta. Se le piace, la sua, poi dica questa Costituzione mi fa schifo. La sua, io sono per conservare la Costituzione e fare in modo che i trattati europei possano essere interpretati alla luce della Costituzione, non il contrario, come dice Sabino Cassese, per esempio. Secondo lui la Costituzione economica non è più in vigore perché è sostituita dai trattati europei. Io non sono No, ma siccome si discute da più tempo di togliere il principio dell'unanimità, per esempio, questo è uno dei punti su cui battersi. E si tenta, dopo non lo so se ci si riesca, però non si può accettare tutto così come abbiamo fatto noi senza reagire. Dopo non lo so se lei voglia ritornare alle piccole patrie, ripeto, Cina e India hanno 3 miliardi di abitanti, noi dobbiamo... No? Era una piccola patria, era diventata la quinta potenza economica mondiale. Sì, ma adesso il panorama è completamente cambiato. Tempo che è cambiato. Fra poco noi, se ritorniamo alla nostra sovranità, alla nostra indipendenza, sprofondiamo in Africa, ho la sensazione che potrebbe essere anche una bella esperienza. Esiste un paese piccolo che non ha diritto all'Unione Europea, non ha fatto prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, sta meglio di noi. Sì, ma guardando nella prospettiva dei prossimi 10, 20, 30 anni, non la vedo realistica l'uscita dell'Unione Europea. Vedo realistico tentare di cambiare i trattati. Speriamo. Perché ci sono persone che dicono prima la Costituzione e poi non dicono niente quando questa viene violata. L'abbiamo appena detto. A questo punto sì, abbiamo capito benissimo sappiamo che i temi, questi problemi chiaramente non si possono risolvere qui e neanche non si riesce a chiarirli in tutti i loro complessi aspetti. Perciò ringrazio per la partecipazione, è sempre molto utile sentire delle voci che taglino il problema anche in maniera
molto netta, perché così si capisce meglio di che cosa si sta parlando, e vi invito a presenziare anche la prossima volta, che sarà venerdì 3 dicembre, quando Daniele Lugli parlerà su lavoratori e pace nella Costituzione. Perciò vedete come gli argomenti si intrecciano ancora, cioè il lavoro nelle persone che lavorano e le relazioni internazionali che garantiscono la pace, sulla quale appunto l'articolo 11 riconosce la disponibilità dell'Italia a una limitazione di sovranità. E naturalmente, conoscendo Daniele Lugli, la sua storia, la sua cultura, ricordo che è stato per moltissimi anni presidente del movimento non violento, collaboratore di Aldo Capitini, ha tutta una storia di questo tipo, ed è un cultore del pensiero di Giacomo Matteotti, e naturalmente lo metterà l'esempio di Giacomo Matteotti. Poi così ci salutiamo, venerdì 10 dicembre Michele Di Bari, professore di diritto costituzionale dell'Università di Padova, parlerà di un tema anche questo molto caldo: Covid-19, Costituzione e limitazioni delle libertà fondamentali. Anche lui, da tecnico qual è, da intelligenza chiara e precisa, ci imposterà il problema. E sono certo che anche in quell'occasione ci sarà un dibattito. No, guarda, però un dibattito vivace, perché ci vuole per chiarire reciprocamente le diverse posizioni e porre la possibilità anche di elaborare delle soluzioni nuove, perché altrimenti, se tu dicono sì, va bene così, va bene, siamo avanti così, ma poi i problemi si formano da soli. Perciò vi ringrazio e spero che ci vedremo presto. Grazie.